scena, tutti e tre, una commedia, quindi un inizio, una fine, uno svolgimento, con i, diciamo, i cliché classici della commedia, ma i suggerimenti, le indicazioni nascono direttamente la sera a teatro e li dà il pubblico. Quindi il pubblico, ovviamente c'è tutto un lavoro preparato, ma viene chiesto al pubblico chi sono i protagonisti, dove si trovano, che cosa, un evento che deve succedere, come si deve concludere, e loro con questa tecnica, quindi quello che può sembrare anche una cosa molto leggera da fare, molto facile da fare, molto lasciata al caso, in realtà non lo è, ma è il frutto di una tecnica ben precisa e di giorni master di studio fatti con Daniela e con Bruno Contini, che sarà in scena con loro, quindi sia Daniela che Bruno dirigono questi attori nella commedia improvvisata. Ora, Daniela doveva essere qui con noi, anche se io non avevo dato la certezza della sua presenza, perché sia con lei che con Marco sono in tournée, per cui sarebbe stata sempre quelle cose che non sai mai fino all'ultimo minuto, quindi non avevo detto niente. Ma ieri sera si è sentita malissimo con l'influenza, niente di grave. E allora mi ha pregato e supplicato di essere collegata in diretta con noi. Allora adesso i nostri, grazie ai tecnici meravigliosi. Allora noi abbiamo fatto questa cosa. Meraviglioso, hai sbagliato numero, perfetto. L'avevamo preparato prima. Adesso lo faccio e noi ne parliamo ancora, no? Tutto improvvisato, e così succederà quella sera. Però mentre tu chiami, io dico che voi questa cosa la potreste raccontare. Sapete quelle cose che dicono, sai, una volta era una conferenza stampa, hanno chiamato un'attrice e la persona che chiama dice ciao. Questa uno dice io c'ero. Adesso però devo dire c'è stato un applauso bellissimo, ti sei l'unico che ti ha fatto un applauso così, a scena aperta così, vabbè, suona, adesso no, siamo tutti così. Daniela, pronto? Daniela? Oh! Della nostra stagione, io ho fatto tutta la tua presentazione, ho detto, mi sono permessa di dire che non sei stata bene stanotte, e mentre facevo questo Giulio faceva il numero del tuo telefono, io l'ho presentata proprio alla Pippo Baudo, e quindi alza la Carrà, ma Daniela ha voluto essere con noi ed è qui. Mentre dicevo questo Giulio parlava e diceva Daniela dall'altra parte, non sono Daniela, chi sei? Ha sbagliato numero. Giù a Roma con i ragazzi, e dicendo anche la difficoltà, nel senso che sembrava tutto molto facile, in realtà c'è una tecnica dietro ben precisa. Non so se ci vuoi aggiungere due cose di questo lavoro sull'improvvisazione che stai facendo. Sì, beh, senti, il lavoro con i ragazzi è stato meraviglioso e faticoso, come tutti i lavori, perché lavorare sull'improvvisazione è molto complesso, per quanto divertentissimo, insomma, alla fine. E l'idea appunto di portare, di
creare però un gruppo che potesse quest'arte in qualche modo dargli vita, farla crescere, farla diventare anche uno spettacolo compiuto come quello che poi presenteremo anche in teatro e a Torino, secondo me acquista davvero un senso. Io ho tanti anni che non faccio più improvvisazione, la insegno, però ogni volta che la insegno capisco perché l'ho fatta per 15 anni, perché è travolgente. Travolgente per il pubblico, travolgente per chi la fa, è un lavoro propedeutico incredibile, ma è anche un lavoro sul palco divertentissimo. E quello che loro vedranno sono dei ragazzi giovanissimi, alle prese con una delle cose più complesse che certamente si possano presentare. Quindi sarà una bella esperienza insieme a Bruno Cortini, ovviamente, il mio collega di sempre, per l'improvvisazione. No, secondo me sarà molto bello e anche molto utile per loro, perché la grande operazione fatta da Stellaura e dal teatro è anche quello di essere un luogo di accoglienza di nuove leve, nel vero senso della parola, di allievi che studiano, che lavorano, che vogliono fare, che trovano poi anche una possibilità professionale all'età. Guarda, questo praticamente è un po' il tema conduttore da quando abbiamo cominciato questa chiacchierata tra tutti gli spettacoli e col sindaco in primis, perché il fatto di già dall'amministrazione parte tutto questo, di consegnare o in qualche modo di avvalersi della collaborazione di persone giovani che sono ovviamente, che stanno facendo un percorso, ma sono comunque giovani. Sia nell'organizzazione sia negli spettacoli che vedremo in scena, affiancati ovviamente a chi ha già più esperienza, non è una cosa scontata, cioè no. Non, e anzi è una cosa che capita raramente, perché noi lo vediamo, i ragazzi, ma e non solo nel nostro settore purtroppo, cioè spesso, adesso non voglio allargare troppo, ma i ragazzi dicono ma noi poi per lavorare, ma poi chi? Che facciamo? Quindi è un'attenzione, secondo me, ed è uno dei motivi per cui infatti sono qui e se ci sei anche tu. No, credo anche, scusa, credo anche che per ieri sera parlavo con un'amica al telefono e lei mi diceva guarda, ho visto uno spettacolo vicino a Firenze. È molto bello, un'altra ragazza giorni fa mi diceva ah, ho visto uno spettacolo vicino a Firenze, molto bello. Non dico che la città non offra, anzi, però la periferia, che non è che Torino dico che è periferia, ma dico che i luoghi anche altri dai grandi centri metropolitani molto spesso sono molto più coraggiosi e fanno un lavoro sul territorio molto interessante, capito? Un pezzo è che devono vivere, un pezzo è che hanno un compito ancora superiore rispetto alla grande offerta della città. Quindi l'idea in uno spazio come appunto Torrita, affermato, ma se poi non è Siena, non è rinnovato di Siena, no? È un luogo più di periferia, nel senso alto, io trovo che sia importantissimo. È importantissimo che faccia un'accoglienza sui modi, sulla novità, su quello che è lì per sperimentare, ecco. Benissimo. E allora guarda, io credo di parlare a nome di tutti gli amici che sono qui questa sera, noi ti aspettiamo a braccia apertissime. Sì. E quindi grazie mille ovviamente di essere qui. Grazie a voi, vicino a Castelnuovo Bradenga. Con Natale, e quindi se qualcuno vuol venire. Va bene, a che ora sei lì? Dalle 6:30 una lezione magistrale con letture sul Montale più aperitivo, dalle 6:30 fino alle 9:10 siamo là. Va bene, allora intanto bocca al lupo per la ripresa, per lo spettacolo di domani. Grazie, e poi noi ti aspettiamo a voi. Grazie, ciao, da un il sabato 7 marzo, quindi Comedy, e Comedy farà i due orari alle 9 e alle 21:15. Okay.